Ciao amici, ben ritrovati da me. Allora, dopo tutto questo casino che c'è stato sul coronavirus, io ritorno a fare video perché riparte anche il campionato. E quindi, in occasione della finale di Coppa Italia, appunto, fra Napoli e Juventus, partita che è terminata sullo 0-0, quindi non si va ai supplementari, ma ci saranno direttamente i rigori. Devo dire, la partita è stata molto bella. Complimenti a Buffon, perché anche se io l'ho criticato, che sono uno di quelli che lo critica perché ormai ritirati, però devo dire, stasera ha fatto gli interventi e soprattutto sul finale partita veramente ha salvato il risultato, ha salvato la Juventus e l'ha portata ai rigori, perché il Napoli è andato vicinissimo al gol. E ha fatto un doppio intervento su. Comunque parte la Juventus con Dybala a tirare questi rigori. Quindi comincia il campionato, avremo altri momenti per parlare appunto di campionato e anche di tutto quello che c'è stato, ma vediamo che parte Dybala, parata di Meret. Dybala, più che sbagliato, è stata una grandissima parata di Meret. Vediamo. Meret, anche secondo me, si conferma un gran portiere. E quindi c'è stato l'errore della Juventus. Attenzione, Insigne sarà il primo del Napoli a battere questi rigori. Vediamo. Parte la rincorsa. Gol. Buffon è rimasto fermo, l'ha tirato molto bene Insigne. Vediamo. Sì, è stato molto bravo a tirarlo. Quindi Napoli in vantaggio momentaneamente. È la settima volta che si va ai rigori, settima volta. Quindi ovviamente non ci sono stati appunto i supplementari. Vediamo che adesso Danilo sarà a tirare per la Juventus. Vediamo. Parte Danilo. Alto, 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 alto. Tirato malissimo. Malissimo. Mamma mia, Danilo. Mamma mia. Comunque devo dire che io sono molto, molto contento se il Napoli vince questa coppa per Gattuso, veramente, per Gattuso. Politano, vediamo se porterà il Napoli sul 2-0 o Buffon tiene, diciamo, a galla la Juventus perché sul 2-0 l'ha toccata Buffon, ma Napolitano fa il segno di stare in silenzio. La Buffon, vediamo. L'ha toccata Buffon, era giusto, però gol. Napoli 2-0. Tocca a Bonucci. Capitan Bonucci che ora proverà appunto a fare il primo gol per la Juve. Due errori per la Juve, incredibile, due errori. Vediamo. Parte. Ah, rischiato però è gol, gol. Traversa. Quindi 2-1. Sì, gol netto. Ora tirerà Maximovic per il Napoli. Vediamo. Parte. Centrale potente ed è gol. Napoli in vantaggio. 3-1. È imparabile.
era molto potente, manca centrale. Quindi siamo sul risultato di 3-1. Attenzione, perché se la Juve sbaglia, tira Aaron Ramsey, il quarto rigore per la Juventus. Se la Juve sbaglia, il Napoli vince la Coppa Italia. Agnelli mastica amaro. Parte Ramsey. Spiazzato Meret, bel rigore tirato da Ramsey, quindi Juve che si riporta sotto, siamo sul 3-2 ma con un rigore tirato in più, però attenzione perché se il Napoli segna, il Napoli vince. Tirerà Milik. Non so, Milik mi sembra uno dei piedi buoni, quindi stiamo a vedere come tirerà questo rigore. Parte, gol. Napoli che vince questa Coppa Italia. Devo dire, nei 90 minuti, sì, però forse l'ha anche meritata, diciamo. Secondo me forse l'ha anche meritata. Alla fine è quella che ha avuto più occasioni, si è reso più pericoloso. Nella Juve Ronaldo non è riuscito a fare la differenza e anche Dybala, devo dire che stasera non è che poi sia stato, forse secondo me alla fine è stato più giusto così. Quindi il Napoli che vince la Coppa Italia, sono strafelice per Gattuso. Amici miei, ci vediamo per il campionato. Un saluto da Giampi. Ciao a tutti.